faccio vedere le foto. Naturalmente questa è tutta la descrizione, no? Però adesso io direi che comunque di farvi vedere la foto. I germogli si raccolgono da marzo a maggio e le foglie poi vanno via nel periodo diciamo autunnale e compaiono tutte queste bacche rosse di frutto che danno l'impressione come se fossero delle ghirlande. Ok? Eccole qua. Quindi bacche rosse, molto succulente, globose, tossiche, assolutamente, da non mangiare, tossiche, molto tossiche. Anche per gli uccelli? Per gli uccelli no, solo per noi, molto tossiche. Le foglie tipicamente un po' coriacee, molto venate, di aspetto cordato, con l'apice appuntito e il margine della foglia intero, non seghettato. La caratteristica proprio di queste foglie, ok? E questo appunto è il tamaro. Vedete come è fatto? Eccolo. Ossia delle foglioline che stanno lungo il fusticino eretto. Delle foglioline. Guardate, sicuramente l'avete raccolto. Lo stesso habitat dell'asparago, ok? E il tamaro. Quindi adesso in poi sapete che c'avete vicino l'asparago, uno di questi. Questo è il tamus communis, il tamaro. Non succede niente, lo possiamo raccogliere e mettere insieme gli asparagi, però se lo vogliamo sentire a parte dovremmo separarli dalle asparagi per farci una ricetta magari particolare con il tamaro, ok? C'ha un sapore un po' come l'asparago, si assomiglia un po' tutto, come sapori, come aroma. Ma la fioritura la maglia? La? La fioritura? No, 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 questo, si taglia così, si mangia tutto, questo è il getto, il germoglio primaverile, ok? Poi ho messo un'altra foto, eccolo, vedete? Sembra proprio un asparago. Pare che sembra un asparago, ma c'ha intorno al fusticino queste piccole foglioline che prima aderiscono, sono amplessicaule, aderiscono, avvolgono un po' il fusticino, poi si dilatano, vengono fuori, sono patenti col tempo, si allargano queste foglioline. È comune, solamente che questo, se mangiamo degli asparagi crudi non succede niente. Questo però non è un asparago. Quindi questo ci può provare una sindrome gastroenterica acuta se lo mangiamo crudo, se non lo sappiamo riconoscere al momento che lo raccogliamo. Perché certe volte quando andiamo a raccogliere questi asparagi, io almeno prendo qualche asparagio e me lo mangio crudo, perché mi piace proprio sentire il sapore. Però questo non si può mangiare crudo, questo ci fa male crudo. Questo sicuramente bisogna prebollirlo o cuocerlo buttando via l'acqua, oppure cuocerlo senza buttare via l'acqua, però deve sentire la temperatura, perché ha delle tossine che vanno via con la temperatura, che sono termolabili, ok? Quindi ricordate bene che questo non va mangiato crudo. Il tamus, la temperatura di ebollizione, sì, 5 minuti basta, 3-4 minuti, 5, ok? Ebollizione, anche una semplice cottura come cominciamo l'asparagi, ok? Importante è cuocerlo, non mangiarlo crudo. Tamus communis, eccolo, vedete come si presenta? Guardate, sembra proprio asparago, sempre proprio lui, però c'ha queste foglioline, c'è queste foglioline, sicuramente l'abbiamo raccolto, io almeno più di una volta l'ho raccolto, però sapevo che era il tamaro, se c'era andato a finire sapevo che comunque era commestibile, l'ho mangiato comunque, però era una specie diversa, si vede molto bene. Guardate soprattutto questo frutticino con queste foglioline aderenti. Poi ho messo una foto in cui sono appunto, vedete, questo è l'asparago e questo è il tamaro. Certe volte quando le foglioline sono aderenti sono molto simili tutti e due, ok? Quando sono molto aderenti al fusto. Quindi tamaro e asparago. Tamus communis, foglia cordata, bacche globose, fusticino con foglie attaccate molto aderenti. È sempre lui. È sempre lui. Domande su questa specie qua? Quindi abbiamo visto il fungitopo, l'asparago, il tamaro, e adesso passiamo al luppolo. Se ti è uno che raccoglie il luppolo, anche primo luppolo. Il luppolo non lo raccoglie perché è anafrodisiaco. Il luppolo è anafrodisiaco, quindi asparago compensa il luppolo, uno afrodisiaco, l'altro anafrodisiaco.
uno che soffre. C'è un effetto calmieratrice sull'individuo, un po', ecco, un po' di sonnolenza, un po' l'effetto dopante, insomma. E tanto è parente, è una canna pace. È una canna pace, è una canna della cannabis. Quindi è una droga a livelli bassi, però è una droga. Sì, a livelli bassi, giusto? Però c'ha quell'effetto lì, insomma. Effetto un po' rilassante, è un po', ecco, così. Che è afrodisiaco, no? No, anafrodisiaco, anafrodisiaco. È il contrario di afrodisiaco. Qui troviamo tutta la descrizione. Le foglie anche qui sono a forma di cuore, peduncolate, con un picciolo. E gli piace zone molto, diciamo, con terreni molto permeabili e umidi. Quindi dov'è che non lo troveremo? Dove troviamo l'asparagi? Non lo troviamo lì. Dove lo troveremo? Verso il fiume, nelle zone dove troviamo la sabbia, terreni sabbiosi, sciolti, in cui permea l'acqua, dove non c'è ristagno d'acqua, okay? Dove c'è umidità. Quelle sono zone da coltivazione da luppolo, da coltivazione, oppure dove spontaneamente lo potremmo trovare. E se vi ricordate, l'abbiamo trovato quando abbiamo fatto l'escursione giù alle erbe del fiume, e ce n'era tanto. Quindi potremmo andare anche magari un gruppetto a raccogliere un po' di cime di luppolo anche in quella zona. Quello della birra. Questo è le infiorescenze, tipicamente a cono, che vengono utilizzate per aromatizzare la birra. Sono anche di coltivazione, appunto. Questa è la foglia, che è una foglia pennato, palmato, partita, ossia forma di palmo però con segmenti staccati, e il margine è dentellato. Ricordatevi la foglia, è molto importante la foglia, ricordarsela com'è fatta, se vogliamo raccogliere questi luppoli, ok? Quindi osserviamo bene anche la foglia com'è fatta. Questa la troviamo anche prima primaverile, cosa che non troviamo invece nelle infiorescenze. Questo si può scambiare con altre piante? No, in questo periodo qui no. L'importante è che ci ricordiamo anche la morfologia fogliare, che è importante. La foglia palmata, a forma di palmo della mano, con questi setti non proprio staccati in una mano, quindi palmato partita, non palmato settata, quindi setti comunque che non sono totalmente staccati l'uno dall'altro. Questi sono i setti, un setto, tre setti. Poi questi qui sono il margine della foglia, le venature. Vedete, il margine della foglia non è mai liscio, non è mai intero, ma è dentellato, seghettato. Quindi l'osservazione è molto importante quando andiamo a raccogliere queste specie. Guardate bene la morfologia di queste foglie, di queste piante. Germogli, innovazioni di luppolo. Assomiglia alle vitali. Esatto. Assomiglia un po' anche a Clematis, che vedremo dopo. A Clematis vitali. Si possono raccogliere anche getti in una ventina di centimetri. Quanti ne raccogli lunghi te? Sì, però non tanto troppo lunghi. No, dopo. La ventina di centimetri, ok? Di luppolo. L'hai sfruttato parecchio, no? Luppolo l'hai sfruttato parecchio. Come sfruttato? Dai, te l'hai raccolto parecchio, no? Sì, No! Questo è l'habitat del luppolo, come ho già detto, gli piace appunto terreni permeabili, sabbiosi. Non diciamo dove c'è ristagno d'acqua, non troppo organici, e fino a 1200 metri di altezza. È molto presente da noi nell'Italia settentrionale, e è più raro verso il sud d'Italia, più raro. Questi sono i germogli, i getti di Humulus lupulus, che da noi chiamiamo luppolo. No, fiori. Solo questi qui, fiori. Per aromatizzare la birra, le infiorescenze maschili. Maschili. Infiorescenze maschili. Infiorescenze maschili. Da altre parti sono chiamati anche, vedete come si chiamano, Duvertin, piemontese, molto consumati, fanno parte delle ricette, dei ristoranti. Vengono proprio cucinati anche in ristoranti di lusso, questi luppoli. Duvertin, Duvertis, Bruscandoli, 20 centimetri, come l'asparago, e poi vanno presi quando abbastanza sono grandi, quando sono più, diciamo, più grossi,
si possono consumare direttamente all'agro una volta l'estate, oppure anche per farci delle frittate, minestre, risotti ripieni di pasta, come generalmente l'asparagi, ok? E sono pure questi buoni, hanno un aroma particolare. Visto l'effetto che viene a cena, così dopo uno dorme. Esatto. Dorme tranquillo. Sì, senza abbondare, magari, ecco. A cena uno dorme. Un altro certo che sicuramente conoscete, che fa parte delle nostre tradizioni, che non dobbiamo abbandonare, le nostre tradizioni, sono le cosiddette vitalbene o vitalbene, la vite bianca, la Clematis vitalba. Questa fa parte della famiglia delle ranuncolacee, no? E come tutte le ranuncolacee sono tossiche, però naturalmente sono tossiche se noi mangiamo tutta la pianta. Se noi mangiamo solamente il getto a primavera, contiene poche tossine e sono, come ho detto prima, sono termolabili, quindi vanno via con la cottura, quindi non rischiamo niente. L'importante è che non mangiamo Clematis vitalba, cieche, ticchi, vitalbe, altri nomi che hanno questa Clematis vitalba, nomi in gergo, che non li mangiamo crudi, perché ci fanno star male, perché contengono, come tutte le ranuncolacee, anemonina e protoanemonina, che sono tossiche per l'organismo, e vanno via con la cottura, comunque, ok? Io quando ero bambino, mia madre mandava sempre la condizione di vitalbene. Infatti le raccogliamo pure noi, ci facciamo la serata con queste, con le vitalbene, pure queste qui, faremo la serata pure con queste, quindi asparagi, vitalbe, fungitopi, ok? Diverse ricette, assaggeremo tutto. Naturalmente ci divideremo, un gruppo va da una parte, un gruppo va da un'altra, ok? Allora, la pianta è una pianta rampicante, vigorosa, no? Le foglie sono divise in 3-5 segmenti, in paripennate, l'infiorescenza a pannocchie e i frutti sono dei piccoli acheni. Adesso la vediamo dal vivo,